Amici di Directa Sport, Roberto Cartavi dà il benvenuto dallo stadio comunale di Segariu, grazie alle immagini di Francesca Sini per la 33esima e penultima giornata del campionato di eccellenza. In campo la Villa Cidrese e il Carbonia. Si zia tra i pali, Matteo Pinna, Simone Pitau, Luca Carboni, Michel Meda, Mattia Pinna, Luca Muscas, Matteo Cironis, Michele Suella, Antonio Fantasia, Nicolo Zedda. E iniziata Villa Cidrese Carbonia. Punizione indiretta, Broglia sul secondo palo, Meda ci mette la testa, palla ancora, buona in area di rigore e c'è il tocco vincente di Lorenzo Basciu che sblocca la partita a Segariu dopo 16 minuti, 20 secondi, il Carbonia ha trovato il gol dell'1-0. Omeregi, Porcheddu in verticale per Basciu, in area di rigore, ancora Basciu, si zia para e poi allontana dopo il tocco di Meda. Attenzione a Porcheddu che va ancora da Basciu, il sinistro, stavolta chiude troppo la conclusione Basciu. Compiti difensivi, Porcheddu, palla geniale per Basciu, ancora Lorenzo Basciu. Assist geniale però di Andrea Porcheddu che manda in porta il 19 del Carbonia che stavolta non sbaglia per il 2-0. Cross basso, alla che Carbonia allontana, può ripartire allora con Chidichimo. Giganti accompagna l'azione, c'è il solito Basciu che si propone in area di rigore, fermato da Musca. Omeregi prova il piazzato, contropiede letale del Carbonia che al 26esimo minuto fa 3-0 a Segariu. È iniziato nel migliore dei modi la partita, la squadra di Diego Mingioni punisce anche in contropiede. Il controllo di Zedda che lancia Muscas, posizione defilata per Muscas che prova a calciare in diagonale, respinge e allontana il pericolo Caroli e poi la difesa del Carbonia. Carboni al centro dell'area, Cironis svetta più in alto di tutti e trova il gol del 1-3. Almeno di play out. Palla lunga, Cironis! Nel giro di un minuto la doppietta di testa di Matteo Cironis riapre completamente la partita a Segariu. Broglia, il mancino per Omeregi, palla che è ancora buona e c'è la doppietta di Tennyson Omeregi, 4-2, la riallunga il Carbonia, ancora con il suo numero 9. Omeregi, Porcheddu, il pallone è buono per Basciu che prova il piazzato col mancino, c'è la tripletta di Lorenzo Basciu, torna avanti di tre reti il Carbonia e 2-5 a Segariu dopo 11 minuti e mezzo della ripresa. Porcheddu controlla col mancino, calcia verso la porta, si zia, respinge, ancora possesso Villa Cidrese che prova a crederci. Fantasia sulla sinistra, palla dentro per Muscas, 3-5, la fiera del gol prosegue a Segariu. Meno 2, firmato Luca Muscas, puntuale sul cross arrivato dalla sinistra di Fantasia. Cross di Carboni, arriva il tentativo di Mattia Pinna ad un passo dal suo primo gol in eccellenza. Meda, palla per Muscas che può passare sulla chiusura a volto di Broglia. Muscas in area di rigore, ne ha tre addosso, ancora Muscas, si accentra, subisce fallo e calcio di rigore per la Villa Cidrese. Parte Muscas che apre il mancino sotto l'incrocio, accorcia sul meno 1, 4-5, doppietta personale. Vediamo se c'è ancora tempo per una rimonta pazza della Villa Cidrese. Porcheddu lungo, non c'è più tempo, il Carbonia passa a Segariu, vince 5-4, si prende i playout, quantomeno i playout di eccellenza in vista dell'ultima giornata di campionato.